Allora, radio granatiste e radio granatisti, per parafrasare il classico saluto di Nando Siani su Cronache, benvenuti al VoIP e bentornato a, a Nando Siani che stasera è di nuovo con noi. Ciao, 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 Bugno. Ciao, ciao. Eccoci qua. Allora, innanzitutto. Eh, è un gradito ritorno a quello di Nando. Abbiamo fatto una puntata all'inizio di, di gennaio. Se vi ricordate, ma per dirvi la potenza di quest'uomo, dopo la partita, dopo la scorsa puntata, il Toro batte il Napoli 3-0. Ed è bastato invece invitarlo la mattina, e il pomeriggio c'è stato Udinese 0, Torino 2. Quindi non ce ne vogliono gli amici di Udinese, per cui Nando ha anche lavorato. però è proprio per me una, una potenza incredibile. Come stai, Nando? Tutto bene? Bene, 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 Ma sì, sì, alla grande, dai. È, fin... è finalmente finita questa pausa nazionale, quindi adesso... Insopportabile, peraltro, sì. sì. Insopportabile pausa nazionale, adesso andiamo, andiamo dritti. Detto che la pausa nazionale ci ha regalato quello che sarà probabilmente un titolare agli europei, che è Raul Bellanova. Allora, qua parliamo, parliamo appunto di... Di Bellanovismo militante, ma perché? Perché eh, tra un, un conto dei tifosi del Toro, ma tra gli addetti ai lavori, uno dei più convinti, assertori, del fatto che Raul Bellanova avrebbe fatto bene al Torino, ma soprattutto sarebbe potuto tornare utile alla nazionale e Fernando, che era fatto anche una puntata dello stellato dedicata all'esordio nazionale di, di Bellanova, per il quale stiamo pregando che ciò che per cui è uscito sia di poco conto che possa rientrare già, già sabato e allora raccontaci un po' perché tu l'hai anche vissuto da vicino a Bellanova con, eh, quando lavoravi all'Inter quando appunto anche la parte, la parte legata alla finale sia la parabola dal, dalla famosa partita con l'Empoli in cui fu fischiatissimo dei tifosi dell'Inter fino poi a una rivincita tanto da giocare la partita una, uno spezzone importante della finale di Champions sì, allora guarda la partita con l'Empoli è stata una trappola per Bellanova, una trappola proprio hanno preso il ragazzo più giovane, poverino, e, e c'è cascato, non è stata chiaramente colpa di, di nessuno, direi è stata colpa dell'Empoli, perché con un uomo in più ha praticamente in quella partita marcato chiunque lasciando spazio al solo Bellanova che aveva la responsabilità eccessiva di far partire l'azione, di gestire sempre lui l'inizio di tutto, con l'Inter che doveva recuperare che era in un periodo nerissimo era stato espulso Skriniar che poi eh, sarebbe dovuto andare via, no. quindi c'erano tantissime polemiche, con un uomo in meno Inzaghi mette Bellanova e lui fa questa partita pessima, dopo un secondo fa questo retropassaggio che praticamente manda in porta Caputo mi sembra che poi non segna, però da lì non si è mai, non è mai più riuscito a riprendersi, io ho avuto la netta sensazione che potesse avere un attacco di panico in campo, era spaventatissimo, poi San Siro era la sua versione più spietata, fischiava ad ogni pallone che toccava, e quindi tutti a dire, vabbè, ce lo siamo giocati, è andata. In realtà io l'avevo visto bene a calma, ma fin dalla primavera, guarda, non voglio fare quello che... Ah, l'ho scoperto, scoperto io, però... io come Baudo. Non voglio fare lo scoperto io, però io commentavo... Eh, ho commentato migliaia di partite della primavera per l'Udinese e poi per Sport Italia, quindi lo, lo, lo vedevo al Milan e aveva già queste caratteristiche di corsa, di corsa soprattutto che erano fuori dal comune. Eh, me, que quello che mi ha colpito di Bellanova è, è stato il fisico, cioè è una persona che corre più veloce degli altri, banalmente. E se fai l'esterno, il terzino è una caratteristica che è decisiva, chiave poi i piedi si aggiustano la, la tecnica, la tattica si aggiusta, però parti da questo presupposto che quando corri vai più veloce degli altri. Lui poi aveva un buon dribbling nello stretto. Aveva la capacità di crossare di destro e di sinistro, quindi molte volte lui rientra anche sul mancino e piano piano, piano piano, piano piano ha cominciato a giocare qualche minuto in più, poi l'Inter ha ha puntato tutto sulla Champions League, quindi in campionato ha cominciato a dargli un po' più di spazio, ha fatto un assist, mi ricordo, ha provocato un gol, eh, un'autorete in un Inter Sassuolo, quindi piano piano piano, piano cominciato a prendere sempre più spazio, fino a che era evidente come tra lui e Dumfries forse era Raul quello che aveva qualcosina in più. Eh, Tant'è vero che poi in finale di Champions League entra e non entra a partita finita. Entra che mancano 15 minuti, entra che l'Inter è sotto 1-0. Si prende di nuovo la responsabilità. Entra nell'azione del gol clamoroso sbagliato a Lukaku di testa e lui a crossare per Gosset. Gosset dentro anche lì. È entrato con personalità in finale di Champions. Cioè, non è che sono tanti i giocatori che fanno le finali di Champions League, non è che sono tanti i giocatori che l'affrontano con personalità. E infatti quando quest'anno poi l'Inter ha scelto di non riscattarlo, devo dire, insomma, non sai, tu, testimone, ero lì a dire, secondo me, hanno sbagliato a non riscattarlo, perché per l'idea che aveva l'Inter di vendere Dumfries tra un anno, avevi già il sostituto in casa, era già pronto, invece adesso dovrà vedere come Buchanan, se effettivamente eh, sarà a livello oppure se prendere un altro esterno ancora. Lui, onestamente, mi è sempre, sem mi è sempre sembrato già pronto. E con Juric, che poi ha, è proprio. È il, è il Michelangelo degli esterni. Se gli esterni, esterni sono, in... hanno un pochino di, di, quali, lui, di qualità, lui, e il, sono il, loro, il suo l'Inter una... ha Di Marco, che deve mezza carriera a Juric, quindi non è che cioè, cioè, ne ha uno in casa. L -l -l Valentino Lasaro, l'altro giocatore del Torino. Che all'Inter era un mezzo oggetto sconosciuto, e, bueno, Juric è diventato un buon giocatore. Quindi Bellanova è finita nella squadra perfetta per lui, con un allenatore perfetto e sono molto molto contento che adesso si stia prendendo le sue soddisfazioni e il fatto che l'Italia abbia deciso di cambiare modulo lo rende secondo me l'ideale. Poi chiaramente dovrà, giocare, dovrà giocarsela con Di Lorenzo, con Udoge, però cambiaso ma secondo me ha tutto per, per, per emergere, per, per prendersi il posto da titolare. Mentre mando un abbraccio più forte del solito al nostro Carlo Junior, mi aggancio a quello che dice Nando. Allora, Bellanova io l'ho scoperto, mio malgrado, quando ci ha fatto male, perché il primo gol in Serie A di Raul Bellanova fa due gol in Serie A, tutti e due sotto la maratona, ma uno lo fa in un Cagliari Torino quando gioca nel Cagliari, ma al di là di quel gol, in quella partita... Ha arato la fascia in una maniera, infatti è stato veramente, è stato veramente devastante. e è gli ho detto: Ma sai che se lo prendiamo. Per me, abbiamo anche avuto la fortuna che l'Inter, forse in quel momento preciso, non poteva spendere di più di quanto chiedeva sì, sì, ieri. Sì, sì. E il Toro ne ha approfittato. Sì, 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 mi hanno detto la stessa cosa anche a me, <ride> che effettivamente l'Inter avrebbe voluto ha uh, cercato anche di trattare con il Cagliari, però da un lato c'era una squadra che voleva risparmiare, dall'altra c'era il Torino che aveva la liquidità necessaria per soddisfare Tra le e quindi si è andata così. Tra l'altro all'inizio c'era una parte, chi già un po' lo conosceva, che era molto contenta, anche perché Singo aveva un po' esaurito la sua sì. esperienza al Torino, la sua esperienza da esterno, che non è neanche... In realtà lui parte da, Singo parte da braccetto, che è il ruolo in cui sta giocando adesso al Monaco, sta giocando anche bene. però il fatto che c'è cioè, il toro, bene o male, in quella zona lì, infortuni a parte di base è, è coperto. Ma io, quando sentivo critica a Bellanova all'inizio, dicevo: Ma non solo io, è eh, anche, diamogli tempo, diamogli tempo. Appena ha avuto la forma giusta, che tra l'altro è, è in crescita sempre la forma di Bellanova. Abbiamo visto un giocatore che andava al triplo e che anche quello che sembrava avere un po' di meno dal punto di vista tecnico l'ha sgrezzato abbastanza in fretta col fatto che crossa con tutti e due i piedi, eh, quindi siamo stati, tutto sommato, eh, siamo caduti molto, molto bene. Poi, ripeto, il ticket Bellanova Zapata è quello che ha tenuto sul toron. Eh, Gran parte di questo campionato e assist di Zapata di Villanova, gol di Zapata. Direi che finora è, 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 è stato un bel vedere, ecco. Anche perché senza quello probabilmente non avremmo neanche segnato i pochi gol che abbiamo fatto. però no. in realtà sono le, i due grimaldelli per il difesa per serie che abbiamo utilizzato. e Allora, ancora una domanda sulla nazionale, e eh, poi passiamo. A Juric. Passiamo anche al tuo stellato che hai fatto i tempi su Yurich perché mm. ora ti farò un po' bilancio su quella, su quella cosa lì. E, ah, due domande: Flash: Una Buongiorno, ha sbagliato la partita col Venezuela. Secondo te c'è stata un po' troppo severità nel, nel giudicarlo? Due, secondo te? E come dice, come ha detto Trevisani ieri sera? L'Italia al massimo può arrivare ai quarti o magari con un po' di fortuna nel tabellone, potremmo anche arrivare alla semifinale. Mm. Non siamo a livello di Francia, Inghilterra, Germania, eh, forse neanche Spagna, quindi più o meno potrebbe aver ragione Riccardo, sicuramente. Eh, però non so, è, un, è, una, è una kermesse talmente ristretta che se stai bene per quattro partite puoi arrivare addirittura a vincerla. Non credo l'Italia vincerà l'Europeo. Non, non, non ce la vedo mai. Un po' di bonus ce li siamo già giocati pur giocato, esatto. la scorsa edizione. È vero, ce li siamo già giocati. E su Buongiorno, non lo so, era un'Italia molto sperimentale in generale, cioè nel senso che tutta l'Italia ha fatto fatica al Venezuela, ma perché c'erano tantissimi giocatori che secondo me non vedremo neanche l'Europeo. Cioè neanche tra i convocati. Quindi... Vabbè, io lo sai cosa ne penso di Buongiorno per me è un difensore top assoluto e tra l'altro l'europeo per lui è molto importante detto che adesso con la situazione di Acerbi che è stato assolto tra virgolette sì. credo che credo che sarà Acerbi il titolare all'europeo probabilmente sì e se dovesse passare effettivamente a tre eh, io vedo il blocco Inter credo giocherà Darmian, Acerbi, Bastoni con uh, Buongiorno sicuramente prima riserva diciamo. il primo, esatto primo e invece se dovessi giocare a 4 a Cerbi Buongiorno mi sembra cioè, la scelta più, più giusta co. e ci Credo sta anche il fatto sì. che la difesa 3 sia quella della squadra che sta, sta anche se dalle ultime due partite sembra di no a sentire i commenti ma è la squadra che ha, ha stradominato il campionato Dai, io quando, parlo de del campion quando parlo del campionato dell'Inter quando parlo del campionato dell'Inter dico sempre che è una cosa irripetibile, cioè, nel senso, stiamo. Eh, L'Inter pareggia una partita col Napoli e, e ti sembra una squadra in difficoltà. In realtà è la, è la terza partita che pareggia in tutto il campionato, ne ha perso solo una. È la squadra con più punti in tutta Europa. Quindi è un paragone che non regge con niente. E la stessa Inter non credo riuscirà più a ripetere una stagione simile. E per questo, visto che sono in uno stato di forma così. Davvero irripetibile, è giusto dare fiducia a questi giocatori qui, è giusto che giochino i tre che sono la difesa migliore d'Europa per numeri, è giusto che di là giochi Di Marco, giochi Barella a centrocampo perché hai a disposizione una squadra che sta ammazzando il campionato, che è vero che è uscita in Champions League ma che comunque per buona parte, comunque la squadra ha fatto la finale l'anno scorso, non credo ci sia molto da discutere, era, era come quando la Juventus stravinceva i campionati c'era cioè, il blocco Juve in nazionale eh sì. adesso è giusto che ci sia il blocco Inter tra l'altro e poi l'Inter anche in una partita, come quella di ritorno con l'Atletico, dove è stato in difficoltà, alla fine ha avuto, uno, l'episodio sfortunato dopo aver fatto il gol, prendere quel gol rocambolesco subito dopo, mm. e due, ha avuto due occasioni, soprattutto quella scontrata. Sì, 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 non, non me lo dire, che ero lì, ero a bordo campo. Eh, lo so, lo so, e come? Tu lo sai bene. Per noi, di, per noi di Prime è stata una pessima notizia. Eh, lo, lo testa, so. Perché non ci sono più italiane. <ride> eh, abbiamo ancora altre quattro partite da fare, quindi... Eh. Detto che sono super partite, eh, per carità, facciamo siti Reale, Però con un'italiana magari si è stato un po'. E che abbiamo avuto troppa grazia l'anno scorso con quattro <ride> italiane, <ride> eh, italiane in semifinale. Tre italiani in semifinale era veramente impossibile. Allora, Però faccio... no, va bene così. Ti faccio questa domanda al volo, anche se so già la risposta. Vicario meriterebbe la titolarità secondo voi? Ah. Ricordo in tutte le nazionali del mondo dove non c'è donna Sì. Per adesso evitare esatto, anche la donna Luisa. Esatto, guarda, io ho fatto la puntata del podcast l'altro giorno, proprio su sì, questo. Sì, e per quello sapevo. Sul fatto che siamo l'unico paese al mondo in cui il portiere, forse più forte d'Europa, è un problema. Cioè, l'Italia ha mille problemi, di sicuro, ma quello del portiere, proprio esatto. non ce l'ha mai nella vita. E quindi io voglio anche bene a Vicario, che tra l'altro ho conosciuto a Udine, è stato l'ospite della mia prima trasmissione in assoluto. Quando era la primavera? Non era in primavera, è il terzo portiere della primavera, Vicari, dietro a scuffetta e Antonio. E... e quindi gli voglio tanto bene, ma donna ha ah, il top del top del top in porta e non esiste, non esiste mai fare rotazioni. In porta, mai 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 mai. No, pe penso anch'io, anche perché mi viene in mente anni anni fa, le cioè anni, anni fa, nel mondiale dell'86, quando decidono di. Fare prima del mondiale, non, sapeva, non si sapeva se Galli o Tancredi alla fine la cosa, feciamola tutti e due. Galli fece un esatto. mondiale non, non al suo livello. Eh, allora, parlavamo di Inter. Io ho fatto una tabella del Toro per vedere una tabella molto ottimista per vedere se il Toro può andare in Europa o meno. Solo in una partita ho messo la sconfitta ed è contro l'Inter. Tabella dell'Europa perché? perché Juric nella famosa conferenza stampa è più. Conferenza riparatoria, dopo riparatoria, per modo di dire, conferen diciamo conferenza mm. di ulteriore spiegazione, eh, si mette a, a dire per una volta finalmente il Toro ha un obiettivo. E ehm, il Toro in questi anni è, non so se ti ricordi, Guzzanti, lo sketch di Romano Prodi quando diceva il semaforo, fermo, certo. ecco, il Toro è quello, né troppo su né troppo giù. Quest'anno, anche se in questo. lo sordo, lo sordo di Virzì. Es esatto, lo so, che non va nessuno in giù. E finalmente si è detto un obiettivo e in questo momento il Toro deve assolutamente vincere le prossime due partite contro Monzempoli per dare continuità, per dare speranza, perché appunto la classifica si può ancora accorciare col fatto del ranking, si potrebbe, del ranking potrebbe andare l'ottava in conference. Sì, 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 sì potrebbe, potrebbe andare l'ottava in conference e onestamente credo che il Torino lo, lo meriterebbe. Dopo quella conferenza si è effettivamente mosso qualcosa, sai che sono grande fan di Juric? Sì. E a, a volte no, però secondo me quella volta aveva, aveva, un, po', aveva un po' esagerato, e anche eh, nelle ultime settimane è andato un po' oltre. però prenderò, lasciare per carità, quindi io nel dubbio prendo sempre con Juric e. Il Torino ne parlavamo l'ultima volta che ero venuto tuo ospite, ha sì. fatto troppi anni in cui a ottobre aveva finito il campionato. Invece, quest'anno ha davvero ridato un senso nuovo. Ha detto che ha quattro squadre davanti: tre squadre davanti per andare in Europa. Però credo che sia la migliore in questo momento delle tre: è meglio del Monza, è meglio della Lazio, che però bisogna vedere come si riorganizza con Prenderla cura Tudor che non credo sia una cosa proprio facilissima da <ride> assorbire e poi la Fiorentina che onestamente secondo me continua vabbè che è una partita in meno, però continua ad essere un po' questo essere a metà la Fiorentina nelle partite importanti mh, ti tradisce sempre, quindi secondo me è ancora tutto tutto molto aperto, tutto a definire e poi io negli occhi Udinese Torino 0-3 Torino no. fa 02. Scusami, eh, dove il Torino fa una partita monumentale. L'Udinese partita pessima per carità, ma il Torino fa una partita in cui dice alle altre: guardate, che ci sono, anch'io! Ho visto un Zapata in una forma, una forse sì. gli anni belli di Bergamo. No? Si sì, è sì. sembrato veramente quel giocatore. E poi io eh, ho conosciuto Zapata all'Udinese. E non era così, aveva solo dei, degli sprazzi di questo giocatore. Qui Ogni no? tanto, quando si lanciava la pallina, questi sprazzi lucachiani sembrava davvero. che Andava testa bassa, palla al piede. Io mi, ricordo, mi ricordo un duello con Bonucci, dove Stravince Bonucci era livello top assoluto, ti parlo del 2015-2016, dove lo manda per aria e capivi che era di una pasta diversa. Poi quest'anno mi sembrava un po' depresso al Torino e invece adesso no, ma lo vedo proprio in forma cioè, ah, Zapata è quel tipo di giocatore cui capisci subito se sta bene o no dalla circonferenza delle cosce del sedere ti accorgi immediatamente se è, 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 ci puoi contare oppure no e io lo, lo vedo in una forma strepitosa e lui quando è così le può la può vincere anche da solo una partita quindi tu hai messo la sconfitta con l'Inter? non lo so, dipende... Dipende, da, dipende. Da, da, da come sarà la situazione, quindi aspettiamo. Ci sono tanti. Dipende allora. Su Zapata ti dico una cosa: a me quando ho avuto il toro sembrava. Io temevo che fosse ok l'attaccante, l'attaccante che arriva verso fine carriera, che però ti può ancora dare qualcosa. Mm. Dopo quel mese e mezzo, diciamo di, di rodaggio, mese e mezzo, due mesi di, di rodaggio, stesso discorso che per Bellanova e, e io non. Ed è devastante tornato è un giocatore di cui innamorarsi sia per le qualità anche umane che ha e il toro quest'anno ha dei giocatori <ride> con qualità umane non indifferenti perché ci metto anche masina mm. andatevi a leggere l'intervista sul no, no, preso, no. Fatto quotidiano masina è, è una persona pari della vita che ha avuto ma proprio una persona di un certo tipo e, ed è bello oltre a stare ha giocato una partita strepitosa anche con i dinesi quindi è stato fenomenale zapata e quello che dici tu, l'Udinese ha giocato una partita, secondo me, senza anima, che è un po' quello che gli sta capitando quest'anno. Di contro il Toro, ha giocato la partita dicendo: Siamo più forti, ci sentiamo più forti, se vinciamo oggi, possiamo ancora credere in qualcosa. Veniamo da quattro partite in cui abbiamo raccolto pochissimo rispetto a quanto meritavamo, e abbiamo fatto vedere subito non nome, hai visto il Toro costruire. Tante palle dopo un quarto d'ora credo fosse passata mezz'ora, ma non perché mi annoiassi, perché avevamo costruito più palle gol lì che in, uh, nelle partite contro Salernitana, contro il Geno in casa, contro il Geno là. Quindi eh, speriamo di dare continuità col continuità con Geno da esterno. Se tu dovessi dare, è una domanda proprio dalle 100 pistole. Uh, secondo te Iuri ci rimane, Quando, o meglio, che percentuale daresti al, alla sua conferma? No. Secondo me no. Secondo me non rimane, ha lanciato tanti segnali questa stagione. Se dovesse andare in Europa, chissà. Dovrebbe, sarebbe un peccato se non sì. rimanesse. Secondo me ha lanciato tanti di quei segnali che se conosco un po' il calcio, alla fine va via. E, sai, tra l'altro io credo che... Si, si possa liberare un posto a Bergamo, a Bergamo. magari lui possa anche fare no? cioè, la scelta low cost sì, sì. per, per l'Atalanta. E conosce l'ambiente. dovrebbe continuare a lavorare su quel tipo di materiale, su un'idea un tattica che è la sua. Quindi a me cioè, mi verrebbe in mente quella come scelta, onestamente. Io credo che la meriti anche. Una grande squadra Juric lui paga il fatto di essere Juric, di essere totalmente senza maschera, come Beh, dicevo bravo, Senza maschera è meglio, senza maschera è meglio. Ingestibile in alcuni, per alcuni versi, senza maschera per altri. Un, è un allenatore che non ha filtro, non ha il filtro della grande, no? Cioè, gli allenatori delle grandi squadre lo sono anche nella comunicazione. Ioric è è, è. è troppo vero per, per certi versi, quindi dovrebbe un attimo limare quell'aspetto, ma non credo che lo farà, che ormai eh, non l'ha fatto fino adesso. Non vedo perché lo, lo possa fare in futuro. Perché non, si non è che sia molto facile cambiare no. nella vita, come nel caso. Esatto. Quando sei così, poi mi sembra veramente, veramente eccessivo. Però, insomma, io gli auguro di rimanere. Mi sembra che abbia trovato un po' la sua dimensione, ma dai segnali che ha lanciato e l'ha fatto per tutto l'anno, secondo, secondo me, non resta. Allora, e a me viene in mente Simone Inzaghi, che alla Lazio mm. aveva anche un mood molto più mh, lamentoso rispetto mm. a quello che ha avuto sì, sì. nell'ultimo anno e mezzo all'Inter, e lì ha fatto uno scatto. Perché mm. davvero è. Eh, era, era, un meme, film, eh? era un eh? meme, Simone Inzaghi era non un meme. meme. Sì, sì, spiazze, spiazze. cavolate lì, certo. Sì, sì, assolutamente, ma io te lo posso, te lo posso proprio testimoniare il, il cambio di comunicazione, di mentalità ah. che ho avuto dal primo anno al secondo, quindi gli anni in cui ho lavorato io all'Inter, ma l'ho intervistato anche quest'anno con Prime. Ho visto proprio... Inzaghi è una persona unica nel panorama, cioè nel bene e nel male, è una persona che non risente delle offese, non risente delle, dei, dei complimenti. Quindi ha quel modo di fare in cui si fa scivolare tutto addosso, è una realtà come l'Inter che ti tartassa dal punto di vista mediatico, una pressa continua, e lui è perfetto. È l'allenatore perfetto per l'Inter perché non, ha, eh, non accusa le accuse. Quindi va dritto per la sua strada, il suo progetto tecnico. L'inter giova benissimo e quando quelle volte in cui non vince o oh, tiene un po' meno, lui è sempre molto diplomatico, non fa drammi. Quando vince, non si esalta. E ha lavorato molto su questo, ha lavorato anche con l'Atletico, di fatti, non ha. In mente il vecchio Inzaghi magari avrebbe accampato chissà quante scuse, ha semplicemente detto che avremmo segnato nei cond... sì, 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 sì. Che, 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 è... che è andata così, che l'Atletico è di una scuola forte che quello che è quello... la realtà, la realtà. E quindi lui sì ha, cam ha cambiato, ma Inzaghi era un allenatore come dire, di esperienza relativamente breve e poi un carattere diverso. cioè io cioè, avrebbe proprio. Sì, davvero sì. fare così come, come si <ride> esatto. tu, Quindi, eh, non, non lo so. Non lo so. Ti ripeto, parli con il numero uno di Juric. Però, eh, non ce lo vedo fare una cosa del genere, no? Non ce, ce lo In una grande squadra, proprio proprio non ce fin vedo. finisce abbastanza male. No, ho detto <ride> che l'Atalanta è una grande squadra, eh, però, secondo me, l'Atalanta sì, è allora, un habitat come è una significa. stampa diversa. una stampa è diversa, una, è una grande anche per me. Quest'anno il Bologna è una grande squadra. Sì. Ma ha una stampa, un ambiente diverso che all'Inter. Poi adesso sì. noi ci ricordiamo dell'Inter, adesso, l'altro anno per me, la grande svolta in zag è stato quando anche dentro la società, magari, ma c'era certo. qualche spiffero e tutto si è preso di quelle mazzate quando perdevo quelle partite in campionato dove magari perdevi 1-0 sbagliando 80 occasioni sì, e sì. poi lui zitto zitto ha ricostruito pian piano finale di Champions non ha mai fatto polemica aveva promesso che avrebbe parlato a fine campionato e non l'ha fatto quindi non l'ha mai fatto sì, sì. lasciare scorrere e io lavoravo per l'Inter l'anno scorso l'Inter non è che giocava molto diversamente come gioca adesso solo che come dicevi tu su... Una partita in cui creava 40 occasioni non si aveva mai, e prendeva gol con una rentina grotteschi. Con, sì, eh. con Lempoli ha perso Lempoli, le in partite incredibili, e, e quindi aveva già qualcosa. Poi quest'anno ha, ha aggiunto le riserve: diciamo così. I giocatori che entrano alla panchina sono tutti molto più forti di quelli che entravano l'anno scorso. E questa è stata la differenza principale. Quindi, e questo è quello che comunque è, è bello vedere che ogni tanto qualche allenatore cambia anche un po' modalità, mm. e cresce matura. Quindi è raro, ma non è sempre vero quello che, che, che non si cambia mai anche se una cosa che. È, uno, è un postulato per citare sempre te su sullo stellato che è proprio sì. difficile cambiare, cambiare faccia. Allora, prima di, prima di, di chiudere, eh, diciamo, diciamo ancora un paio di cose. Eh, la prima, ascoltatevi lo stellato di oggi perché è su, su quello che è successo ieri in conferenza stampa con Vinicius, eh, che è stata una conferenza stampa abbastanza pesante da vedere, perché comunque si ha se una persona che, di base a tutto, come può essere il centroavanti del Brasile, de, l'attaccante la, più forte, del, uno degli attaccanti più forti del Brasile del Real Madrid piange in quella maniera lì, si commuove in quella maniera lì parlando di una situazione di questo tipo, cioè, pensate qu quanto può essere profondo, doloroso, proprio in, in generale, quanto sia odioso subire un insulto, un insulto razzista. Faccio parte, facciamo parte di una curva che per fortuna fino adesso, toccando ferro, così tipo burazzisti, grazie a Dio non ha mai fatto e mi auguro non lo farà mai. E... Mm. E, e fa effetto vedere una cosa di, di, questo, di questo tipo. E ieri, se ieri sera in trasmissione, che oggi è allo Stellato, cioè, è stato abbastanza forte quello che hai detto. Beh. E non sono mancati però dei commenti anche abbastanza evitabili, come dire, cioè, cosa avrebbe da guadagnare Vinicius? a Lo sai. Cioè, è una, è una... Eh, eh, Ti ripeto, è... per me è follia, no? L'attaccante Real Madrid non ha sicuramente bisogno di pubblicità. Non ha bisogno di fare la vittima e poi ehm, io impazzisco perché pretendiamo di poter capire cosa prova una persona di colore quando viene insultata. Wow. Cioè, io non, non, io non, non posso saperlo io, non capisco come, come possa saperlo qualcun altro. E, e quindi, se una persona arriva a, a quel livello lì ad offendersi, a Palesare il suo disagio in una maniera così importante non è che c'è molto da discutere. C'è da dire, io leggevo ah, anche Rodrigo è di colore, però Rodrigo non riceve insulti razzisti. Ma perché eh, Vinicius è un giocatore che provoca in campo no? per il modo di giocare, ma non mi, non mi sembra che ci sia una legge che vieta questa cosa. Così come in campo, i suoi spalti, tante volte si insulta il giocatore più forte degli avversari per provare a smontarlo un po', ma. Questo non ti consente di dire tutto quello che ti pare solo perché quella persona guadagna 10 milioni di euro. Eh, non mi sembra che la ricchezza sia una discriminante che ti permette. Anche di... Perché se lo dici lì poi facile che ti eh. scappi fuori. Io su questo sono d'accordo, mi viene in mente la sol il solito discorso su Balotelli. No? Mm. L'unica cosa, allora, Balotelli per dire, è un giocatore che tra parentesi mi avrebbe gasato avere il toro chiuso mm. <ride> Probabilmente io sono convinto nella mia testa che... L'avremmo fatto me, messo a posto, non, non avrò mai la controprova, ma ok. Cioè, io <ride> quando ce l'ho sotto contro qualcosina, gli dici ovviamente dagli spalti, mm. ma mai un insulto razzista! Cioè, la dico proprio sporca e terra terra con tutta la gamma di offese che uno può fare, se tu fai un'offesa di un tipo razzista, ecco, non va assolutamente bene. Cioè, non, qua non siamo più nel normale, dico, sei uno str a, al giocatore yeah. avversario che. Dici delle cose, mi viene in mente un pezzo di febbre 90 il libro quando dice che a un certo punto non è il massimo sperare che quello vicino a te, quando dice figlio di a un avversario, non aggiunga l'insulto razzista e comunque tu ti senti comunque un po' a posto e questo non <ride> ti è capitato, però è già qualcosa perché ripeto il, sì. il, il, il è proprio brutto. È proprio una cosa, una delle cose più idiose è davvero eh, lo spiegare alle persone che subiscono il razzismo come si dovrebbero comportare. No, secondo è... me, è una cosa. Cioè, eh, io lavoro in una zona multietnica di, di Torino, per dire, come mm. se io andassi lì a dire no, no, ma tu dovresti fare così, cos'ha? Eh, mm. su, su che base? Che e, base. Quindi, eh, cioè, non è una, bisognerebbe un attimo ogni tanto dare, anche Cioè, se io vedo Megnan, la faccia che aveva quando è andato uh, dall'arbitro con l'udinese, mm. vedevi un uso uh, gigante qua, enorme, che si è abituato a vedere come un Portiere supereroe, vederlo con quella faccia lì è una cosa cioè, mortificata, una cosa proprio brutta. Assolutamente. Assolutamente. Diciamo che c'è di che non di che meditare, ma di che provare a cambiare comportamento, ecco questi. Magari si devono, si devono cambiare. Cosa state, come dicono i giovani, cosa state cucinando per cronache in futuro sugli europei? Eh, abbiamo un bel progetto. Abbiamo un bel mm. progetto che ci occuperà tutta la durata degli europei. Quindi siamo per un mese veramente sempre in onda, um, con di volti che avete già conosciuto e anche qualcun altro, bene, bene. bene. Allora, non vediamo, vediamo l'ora di, di vedere. Allora, e prima, qua facciamo un, un momento: Cazzeggio, prima di chiudere, Cazzeggio mica sì? tanto, tu hai evocato in una delle ultime puntate di Fontana di Trevi uno dei più grandi traumi infantili. <ride> Allora, e lo diciamo anche agli ascoltatori, per chiudere in bellezza, scrivete se avete un trauma infantile cinematografico, uno di quelli di Nando Siani, eh? E... Papà, ti presento... Ho trovato un amico. Ho trovato un amico, e io mi ricordo eh, My, Girl, My Girl, è, My Girl. In inglese, è un trauma clamoroso, ma chi, chiunque abbia visto quel film da piccolo deve aver avuto questo trauma, perché è un film con con Macaulay Calkin che sarebbe... Kevin non, aereo. Per aereo, che è ancora veccoli calchi bambino quindi è un, è un ragazzino che incontra una ragazzina si innamora vuole prendergli dei fiori mi sembra un film per bambini sì, a... sì, poi anche il titolo che sulla falsa sì, sì, riga è esatto, ma ho trovato un amico è una che una media può... divertente comedia, sì. proprio da canale 5 al pomeriggio e... però mentre è a cercare questi fiori, non ricordo benissimo. ha sì, allergie tra l'altro, mi cura i Bravo, mi mostra allergico a tutto, sì. l'asmatico, quelle robe lì. E c'è questo alveare che lo attacca, e la scena dopo è il funerale. È il funerale del bambino. Cioè, cioè io... io rido amaro perché è una roba devastante. <ride> non avevi... fate vedere questo film ai bambini. No, 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 che non fate vedere ormai. E io ero lì e ho detto, ma che cazzo? E, e, e niente, poi tutto il, il dramma della bimba al funerale, aggrappata vicino alla bara, cioè una cosa tremenda. Un cambio proprio di mood improvviso del film e trauma infantile cinematografico qua squirtan dice un altro il pipistrello imbesi invesi l'investigatopo diciamo non, diciamo come... non l'ho mai visto eh, se non era c'è anche rattigan imbesi l'investigatopo che è uno dei e io avevo di... un altro trauma incredibile che avevo era Ursula della sirenetta avevo una, una paura fottuta di Ursula ma proprio che piangevo come un matto e poi ricordo mia sorella che mi costrizza a guardare tutta la sirenetta inizio alla fine. Cura Ludovico. Cura Ludovico, assolutamente sì. E mi, mi è passato, ma proprio ero... Ah, scappavo per casa. Ne <ride> oh, cito, ah, cito due, uno di terrore e uno di Vai. lacrime. Allora, la storia infinita quando Mordi Roccia... Eh, cioè, Atreio, Atreio nella palude della, ah. della tristezza, ma Mordi Roccia che dice... Eh, che fa una specie di monologo dove si mette quasi a piangere perché dire con queste mani così grandi non sono riuscito a salvare l'imperatrice, una roba devastante. E poi un altro film che era Ozma di Oz, che avevo una roba del genere, una specie di seguito del mago di Oz, in cui c'è una scena in mm. cui praticamente c'era tipo una specie di, di strega che aveva tutte delle, delle teste, stile Futurama, sai le teste. Eh. Però lì e, e, cioè, lei c'erava senza testa perché cambiava, si metteva così ogni volta una roba. E lei che insegue tipo Dorothy senza no, testa, una roba che, che l'avevo no, vista no. al cinema e mi sono cagato addosso. Oh, no. E' <ride> una roba, roba brutta. Mamma mia. Quindi non lì fare vedere a Nina questi film, no siamo figurati io. Oh. Ho proprio, ho, ho la corazza antitauro. <ride> Parental control incorporato. Assolutamente, assolutamente sì. Allora, nel frattempo, eh, prima di salutarti, ti chiedo un'ultima cosa ed è pronostico per Torino monza Ma uno, ma uno anche facile, guarda, mi sbilancio. Anch'io con l'impressione di sì, però... Uno, 3 a 1, dai. allora domani c'è una puntata di 3 punti registrati dove sarò ospite di, di Guido. Che abbia registrato ieri mm. sera. E io dico proprio 3 a 1 come pronostico: e per loro segna Daniel Maldini. E sì, per sì, noi non lo so, sì, sì. Sì, sì. sarebbe il quarto gol in quattro partite per Daniel Maldini, però ho, ho anch'io questa cosa del 3 a 1 che oh, è per passare sì. una una buona Pasqua che in generale il Torino il sabato santo lo, lo stecca sì. abbastanza tranne qualche mm. lodevole eccezione oh, come no, no. mi, mi, fido, mi fido del Torino no. 3, a 1, 3 a 1 a qua Chris ci saluta con questo bellissimo trauma lo squalo, eh, beh, grazie. Eh, eh, la prima scena di quando uscì lo squalo è un letteralmente cacca da sola la paura. Io aggiungo beh. anche Twin Peaks, che facevo le medie, quando la prima scena di Laura Palmer, quando la facciamo vedere nella pubblicità in prime time, altro che... Eh, viene fuori dal, dal sacco. Dal sacco, tu sei lì tranquillo che mangiavi cena e ti vedevi sta roba qua, eh, con la eh, musica. Twin Peaks, no, perché io Twin Peaks l'ho visto da adulto, quindi non ho avuto traumi particolari, però... È... Cioè, immagino che... Se avessi visto gli anni 90, sarei chiaramente morto di paura almeno sei volte. Quindi... Tra, tra l'altro, c'era lo striscione Twin Peaks granata, perché sì. era l'anno in cui il Toro era in Coppa UEFA, l'anno di Amsterdam e la Juve no, e la Juve sì. ha avuto anche la fortuna di essere davanti alla tv, un anno in cui non c'erano con tutti i rispetti Cesaroni, ma la più bella serie probabilmente di quella parte degli anni 90. Bellissimo. Noi avevamo lo striscio Twin Peaks Granata per, per fare con ah, Grazie mille Nando, tanto ciccio. Grazie il a il te, il Bugno. davanti. E domani mi raccomando alle 21 c'è la recitazione di tre punti con Duruti ci sarò anch'io perché sarà una puntata un po', po diversa e, allora, e poi ci vedremo per farci gli auguri di Pasqua e per il post partita di Toro Monza 3-1 perché abbiamo già deciso che finirà 3-1 va bene, non ce ne vogliono i monzesi che vinceranno tutte le altre ma... eh, sì, sì, sì. 3-1 sì buona serata ciao. a tutti e grazie per essere stati con noi, grazie Nando eh. ciao, ciao.